Forse lo finiremo, chi lo sa, vediamo. Poi passare a Code Veronica, perché se già questo mi ha fatto soffrire, so già che il Code Veronica è il più difficile della saga. In realtà, se non ricordo male, sarei potuto tornare alla villa direttamente, se proprio volessimo essere precisi, perché vogliamo essere precisi, perché comunque qua ho finito. Però. Quindi, posiamoci il tutto. E quindi mi ci metto solo la leva. Così vado. Quanta roba che c'ho qua. Ma spero che non mi serva, almeno nel viaggio di ritorno. A meno che io non voglia girare comunque per sicurezza intorno alla villa. Quindi vado così direttamente. Dov'è? Dove l'ho messa? Questo la revolver, questa qua. Ok, direi che possiamo andare. Ah sì. Beh, in realtà questa qui ne ha di meno, quindi so che forse sbaglio, ma andiamo così. E l'enigma dei ragni continua a essere un mistero perché sto di nuovo finendo il gioco senza risolvere quell'enigma. Chi lo sa? Sì, ancora danno, sì. Che succede adesso? This is Jill. I hear you, Brad. Over. Danno, se non ti piace, nessuno ti obbliga a stare qua, eh. Ho voglia di finire sto gioco, avevo il diritto di finirlo, no? No, non fa intendere, sì, certo, lo dici dopo, però. Jill to Brad. Can you hear me? Brad! Brad! Shit, it's broken. Ha! Ha, chiarito. No, ci sono altri cani. No, 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 non ci sono. No, no, no. Salvo, eh sì. Bravo. Piovono serpenti a caso. Ci picchia sti difetti di fabbrica e dai però che non è vero. In realtà la manovella non mi serve, che pillo, vabbè. Credo, però mi ricordavo che poi è una certa. Eh sì, però devo sbloccare l'altro passaggio per poter rialzare di nuovo l'acqua e poter passare di là. Mi era inutile che mi portavo dietro la manovella. In realtà sto andando velocissimo perché ho già l'ultima chiave della villa, comunque. Madò che sono già scappati tutti gli spaventati, da 6 siamo tornati a 2. Sì. Questa roba non c'era prima. A saperlo. Non mi prendevo tutta sta roba. Sì, come sempre. Gentilissimo,
è tutti i giorni che stai male. Mi spiace, ma non posso farci niente. Rompipalle qua? No. Ah no, adesso arrivano i simpatici da Revelations. Ah, che ridere. No, vabbè, ma così non vale. È già qua. Ma che palle. Ma non ci credere. Che io ho la pistola forte. Muori di più, eh. Sono troppo furbo. Ma come no? Ah, questa è l'unica, forse porta che non posso aprire con sta chiave, bellissimo. Qua di là di su giù. Mi sa che devo salire. O se no, faccio il giro. Potrei anche fare il giro di qua. Ale, è una festa! No, ma perché non potevano rimanere in Revelations sti stronzi? No damage, così. No, no, voi non c'eravate. E non dovevate esserci. No! Ah ah! Non ce la fanno contro questa pistola. Non puoi fare nulla ormai. Raccogli il tuo bastone. Tu stai cercando solo guai. Porta numero uno. Me lo ricordo. Ma non quello! Ma sei stupido. Questo. Scuotiti un po', così lotterai. Non devi aver paura, sai. Dici un po' quello che vuoi. Poi tanto ti piegherai. E non c'è più alcun dubbio. Stai cercando solo. Stai cercando solo. Stai cercando, stai cercando, stai cercando, stai cercando. Oh, no, ne manca uno. Ah, ma tanto adesso arriva un simpaticone, se non ricordo male. Ah ah! Non posso. Salve! Bene. Così abbiamo uno slot e via. Che sarà già occupato dall'oggetto che adesso raccoglierò. Quanta roba mi avete messo! Ciaone. E prendiamo lo sto portagioie. Dai. Che devo tastarlo finché non si sblocca. Come non c'è niente? Le hai sempre aperte i portagioie. Dovrò ritornarci. Cosa c'ha lì? Ho un pugnale, almeno questo lo raccolgo. Mi sa che devo alla fine andare all'inventario. La più vicina sarebbe quella lì. Però se salgo dovrei trovarne una. No, sopra non c'è niente. E devo rifare. Aspetta, però se salgo e poi scendo, in teoria. Che bei monologhi danno.
Di qua di là risorge alle mie spalle, cioè di qua. Sì, che poi tra l'altro sono anche comodo perché c'è un'altra porta chiusa con la chiave. Tutto il giro, no, non ci sono. Prima o poi si spaccherà la porta. Siamo qui? Dai, però, ma non è obbligatorio. Ti alzi ancora? Toh. Dicevo. Quindi abbiamo una porta che è chiusa per di là. Ah, sì, quella laggiù. Eh sì, la Revelations che me la porto dietro. Quindi, portagioie, mi sa che gli serve un oggettino, perché così non si apre al volo. Quindi questa via, la manovella, non serve a nulla. E dovremmo esserci. Sembra tutto ok. Eh sì, ma io prima ho giocato a Revelations. Sì, come sempre, lo sappiamo. Di qua. Per questo sono rimasto fregato. Perché gli ultimi giochi sono più facili. Meglio ancora. Così non capisci la trama. Vediamo cosa c'è dietro sta porta. Ah, è questa porta. Sì, la so. Dovrei saperla, in teoria. L'ho fatta prima con Chris. È stata memorabile, quindi in teoria. Ah, sono scemo. Aspetta, eh. Ah, sì, che poi si schianta. Ah, beh, devo portare la statua in mezzo. Sono un pirla. Non mi ricordo le cose. Ma senza il save state non sarei qui, quindi devo per forza salvare adesso. Metti caso che, per sicurezza. Guarda come va avanti e indietro. Serve il pulsante, sempre per aprire. Bene. Non mi potrà schiacciare grazie alla mia statua portafortuna. Che paura. Siamo quasi. Dai, all'ultimo! E va a vincere, signori, senza morire. Non mi ricordo. Ok.
E basta? Non c'è tutto un passaggio qui. E andiamo. Ah, già, è lì. Guardi nel mare, sono andato per tutto, ho esplorato tutte le cose che mi resta da fare. Le solite cose, non conosco per quello il mio aspetto familiare. Jessica, non voglio credere che abbia subito la stessa sorte, non devo iniziare a sperare o continuare a venire, ok. Non ho mangiato in bevuto, ma mi sembra l'impazzia che mi sta succedendo tutto ciò e che lo in questo modo. Vedete, se questo mille vile ho dovuto pensarci mille volte. È un tunnel sotterraneo buio e si è arrivato al millesimo vicolo cieco. Evviva, e ciao a tutti. Sì. E si va ancora sotto negli inferi. A salve, no. Questo lo devo ammazzare. Permesso, grazie. Basta che ci siano ancora munizioni, perché... Innanzitutto non so se devo esaminarlo oppure vuoto. Oh, ma aprilo. Ta-da-ta-ta-da-ta. Ah! Ma non è che tante volte... No. Era troppo semplice. Salve! Ancora uno? Perfetto. Torniamo alla vecchia maniera e via. Mappa. Disegnata a mano da un bambino, ma... Mappa, sì. Forse è qua che serve la, serve la leva, così prosciugo l'acqua. Cos'è sta roba? Vabbè, sì, non li ho, ma... Non ho il fucile, ma... Ci adeguiamo. Finito? Passo. Addirittura. Fammi prendere sto pugnale. Ti devi togliere. Vaffanculo, non gli fa niente. La festa qua. Voilà. Siamo già alla parte finale, credo. Manca veramente poco, porca miseria. Voilà. No però, basta. Meno male che sei stupido. Di che cosa abbiamo? Ah, sì! So dove siamo. Siamo esattamente qua. Perfetto. Ma sono solo di passaggio per adesso. Che devo organizzarmi l'inventario, perché non si può fare un gioco lineare. Quindi butto in realtà questi due oggetti nell'inventario perché non so cosa farmene. E apro prima l'ultima porta, così mi levo anche questa chiave. No però. Ma sei... Oh! E spari! Non gli faccio niente a questi, non gli faccio niente! Che du palle! Adesso mi ammazza, eh? No, per fortuna no. No. Così, uno slot l'abbiamo liberato. Quindi... Aspetta, ma di qua c'è lì la strada per l'inventario. Perfetto. E quindi il caricamento era fasullo? Tieni in memoria tutta sta parte di casa. Ma se la magnum l'ho appena scaricata.
Ma direi che di armi sono più che messo bene. Non so se hai visto cosa abbiamo in cantiere. C'è il fucilazzo innanzitutto. Poi c'è questo portagioie che prima o poi capirò. Poi abbiamo questo che ancora non so dove va, ma lo scopriremo presto. Mi pare che serve ancora la medaglia del lupo, se non ricordo male. E poi che altro? Sì, mi serve un'erbetta. Anche se in realtà questa la potrei portarmela dietro perché sono due, visto che ne è avanzata una esattamente, se non ricordo male, nella stanza a fianco, sì, nel del salone. E poi in realtà ci serve anche uno spray che non ho preso. Andando poi ci ritorniamo, dice il fucile d'assalto, cioè sono veramente messo più che bene. Guarda che roba, lanciagranate, ha voglia. Vabbè, vediamo come andrà a finire prima di tutto. Tatam. Si va sempre con le maniere forti. Perché adesso questi qua sono due a morire. E dunque. Essere qui dietro. Lo sapevo io, lo sapevo, me lo ricordavo assai bene. No! Boh! Questo però è esagerare. Però te lo meriti. Oh, meno male. Così. Tic, tac, e voilà. Un sacco di spazio adesso. Di qua cosa abbiamo? Ah, niente, era solo la stanza d'ingresso. Nient'altro, quindi abbiamo detto. Mi pareva che mancasse l'appello. Speravo lo beccasse solo qui, se invece no. Pare mi rimane ancora. Ah, ci sono due stanze ancora da fare. E sono nella parte brutta. Dove ci sono i pazzoidi. Però potrei passare da sotto e salire le scale. Sì. Dovrebbe essere più corto in teoria. E quindi vediamo sta porta numero 1. Qua.
Oh, questa stanza simpatica, sì, me la ricordo. Oh, dunque, aspetta, che è un po' complicata. Perfetto. Oh, lancia granate, quante ne ho? Sì. Oh, dunque, è una roba complicatissima che spero di ricordarmi perché veramente è successo tutto per caso. Quindi, devo praticamente fregare l'aquila, questo me lo ricordo. Magari non così. No, fammela rivedere, non me lo ricordo sinceramente. Dai, che lo sai? Sì, questo. Allora. Quindi, posizioniamo. Però mi sa che devo resettare la stanza. C'ho questa vaga premonizione, quindi torniamo subito. E dobbiamo mettere in fondo vicino al... Così ho capito, sì. Non così. L'ha messa così se non sbaglio, sì, una roba del genere, è però così. Ah, li deve allineare tutte e due? No. Ah, ok, deve farsi il giro. Aspetta, aspetta che si decide. Ok, li allineiamo entrambi. Quindi l'altra la spinge proprio in là. Alla frega così, per davvero? Danno, cosa stai dicendo? Pigliala! Voilà! Comunque non hai risposto alle mie domande, è Nub Inside, io aspetto ancora la risposta. Perché l'ho sovrascritto, non c'ho più il salvataggio di Chris, quindi volevo sapere se ci fossero dei problemi. Sì, lo so che ti sei messo a ridere, sì. Non lo so, mi hanno detto tipo che cambiava tipo il finale, non so. Comunque, invece, per quanto riguarda le gemme gialle rosse, allora, immagino servono tutte per la tigre. E
siano tutte benefiche, se non ricordo male, perché era solo nel su PS1 che dava problemi. No, perché di solito poi si dice anche sempre di conservarti il salvataggio quando fai la parte di Jill. E poi cosa volevo dire? Ah sì, poi abbiamo anche degli oggetti, adesso ti lascio vedere, assai misteriosi. Ovvero, c'è la medaglia dell'aquila che mi ricordo la prima che l'avevo combinata con la medaglia del lupo. E però mi è anche arrivato un portagioie misterioso, perché di solito il portagioie si apre, dopo un po' che lo tocchi si apre, questo non si apre. Quindi non so che farci comunque. Ah, ecco. E immagino anche qui servisse per quello conservarsi i salvataggi. Adesso andiamo dalla tigre e vediamo cosa succede con tutti sti colori. Ma non c'è bisogno di spawnare sempre. Posso più. No, non ci sono. Non ci sono. Eh sì. Allora. Dicevo, la tigre. Pugnale? Non l'avevo preso prima? Vabbè. Blu e gialla. Blu e gialla. Mi devo dire che ho il sospetto che se metto la gemma rossa succede un casino. Mi dà questa impressione. E io voglio assolutamente sapere cosa succede senza provarlo. Dunque. Leggiamo la seconda. Sì. Quest'altra è sensibile a una statua di un falco in movimento. La pietra si muove una volta. Ok, sì, lo sappiamo. La pietra preziosa rossa non deve essere usata nella stanza statua della tigre. In questo modo verranno visualizzati quattro sommatori nella stanza. Cosa sommatori? Non so in che senso, però. E invece insiste nel portagioielli! Ah! Il portagioielli, quello che non si apre. Allora tutto si chiude, perfetto. E tra l'altro, un Abinsider, questi dischi Mo. Ma no, in realtà è vero, non è vero che li ho visti poi alla fine. No, perché avevo sto ricordo che non li usavo. No, più che altro, l'enigma dei ragni. Non so se ti ricordi quello che tu accendi sotto le varie provette che diventano rosso, giallo, verde con gli occhi. Non serve. Si finisce il gioco senza sapere di cosa si tratti. Vabbè. Non so se sia normale questa cosa, ma. Ma io devo di nuovo tornare nella stanza di quei simpaticoni. Solo perché la scorciatoia. Che palle. Tanto sono lì che mi aspettano al varco. Sta sopra? No, però ti stavo riscrivendo. Quindi non so se hai capito il puzzle che ti ho detto del ragno. Quindi. Porta gioia. Tac. Voilà. A casissimo. Cosa vinco?
Un puzzle incredibile! Sì, me lo ricordo. Allora. Ma ce la faremo mai. Almeno non si devono ruotare, credo. Porca miseria, ma voi siete folli. Ah, è lei ruotare. Ah, mi pareva facile. Oh, che miseria, non lo so. Mi sa che era qua. Lo so, ho sbagliato. Ma porca miseria. Rifacciamolo. Lo so che mi prende in giro, danno. Poi me lo so, ma scherzavo. Sì, continua così. No, sbagliatissimo. Aspetta, lo sapevo che mi incasinavo. Allora, dimmi dove mettere i tasselli. A parte che mi basterebbe avere il PNG della cosa. Lo so. Dunque. Ok, il disegno è completamente sbagliato. Speriamo che ne valga la pena, non mi ricordo. Allora, questo. Aspetta, prima di questo. Questo qua che. Non sto capendo i pezzi. Perché ovviamente. Ah, però lo riconosco dalla forma. No, perché giustamente se ti fidi solo dell'immagine è un po' difficile perché giustamente ci sono simili. Ma se guardi la forma del pezzo. Aspetta, questo qua. Ah, deve stare qui. E ho capito, ma levalo. Ma porca miseria, perché mi deve complicare la vita? Questo deve stare così. Ok. Sì, è qua, è qua, è qua. Ok. Ci siamo? Ci siamo? No, quanto pare no. Di qua? Perché no? Ma cazzo. Dai, ma mettilo, che palle che sei. Lo vedi, e lo vedi. Questo qua. Forse ho invertito questo qua, tipo, ma non può stare così. Ciao, ciao, salve a tutti, salve a tutti. Allora.
Ok. Ma può buttarlo lì? Ma minchia, addirittura i centimetri. Ok, ci siamo! Ci siamo! Voilà, a posto, grazie. Continua una spilla. Che ci faccio con questa spilla? Boh. È una chiave, ok. Chiave emblema. Ah, è la chiave delle chiavi. Ok, Dennis Cassandra ce l'abbiamo fatta. C'ho un proiettile di merda, cioè non mi occupo. Non credo di avere altri proiettili di fucile, quindi mi sa che lo poserò tranquillamente. E così, ridendo e scherzando, ce l'abbiamo fatta. E io direi anche di andare. Già che non c'è più, quindi al volo, ok, ok. Che gioco è? A parte che c'è anche scritto, però un grande mistero, insomma. Allora, devo andare esattamente su dai simpaticoni, sì, esattamente. Bravo, Nunku, bravo. Ma porca miseria! Ma vaffanculo te, e chi t'ha creato? Non gli faccio niente, vado via, non gli faccio niente. T'ho visto. Abbina subito perché se no è un casino. E non ho ne. Ah sì, la beta ce l'ho, perfetto, perfetto, sono a posto. Ah, e questa qua, è questa qua. Sta per correre addosso a me, ma. No, come chiusa? Ma porca di quella, non è qua. Allora non mi ricordo sta porta come si apre. Dunque, che ci rimane da aprire? Allora, abbiamo quella lì, ma che si apre con la nuova chiave che ho sbloccato. E ci sarebbe anche l'ascensore da usare. Da qui l'uso della manovella, se non ricordo male. Ci siamo quasi, eh? Quindi, il momento è critico. Scendiamo. Innanzitutto si scende perché non è che c'è altro da fare. Anche se in realtà mi servirebbe ancora l'inventario, ma direi di andare nell'altro inventario. Etichetta, ci siamo. Poverino, si è anche potenziato per l'occasione. Godiamoci un'altra volta che fa un sannota più LAN. Prima o poi riuscirà? Mi sa che è così. Ce lo ricorderemo così per sempre. Non mi respawnate. Che cavolo, l'unica strada buona. Quindi, non mi respawnate neanche qui per cortesia. Per cortesia ho detto, oh, vaffanculo! Ma dai che non ti ha fatto niente, che palle. No, non ci sono. Otto numero uno. Esatto. Ok.
Questa è la visione di Schimmo. Sì, così vediamo un po' la vita. Ah, ok. Qua dovevo poi correre perché c'era. Però Rebecca è in pericolo. Adesso lei avrà Bear in pericolo. Pare no, è tutto tranquillo. Ah! E il fucile ce mi serviva ancora. Tutto sto casino per niente. Ora devo posare sta roba. Però io la villa l'ho esplorata tutta. Ah, mi manca l'ultimo piano. Ok. Quindi devo fare il giro largo perché c'è uno stronzo lì. E quindi devo fare il giro largo. Mentre ci sono. Passo per l'inventario, prendo il fucile. Quindi devo sempre ricordarmi costantemente cosa sto facendo perché mi scordo subito. Devo andare al terzo piano. No, alla fine ce l'ha fatta ad aprirla. E beh, prima o poi ci speravo, perché sennò veramente, poveretto, sennò era troppo incapace di vivere. Aprirà anche questa? Chi lo sa? Quindi vado al terzo piano, uso la chiave l'ultima volta e poi in teoria mi rimane poi quell'altra parte. Cioè devo ritornare di nuovo nell'altra parte sperando di poter usare la leva, così mi tengo l'acqua lì in mezzo e c'è il passaggio segreto. Però devo ancora raggiungere l'ascensore prima di partire. C'è ancora l'ascensore. Allora, in ogni caso, becco stronzi qua. Se non ricordo male, perché l'antero non l'ho ancora ucciso e di là c'è uno zombie corridore, quindi in ogni caso finirà male. Ma se non ricordo male, qua ce n'è solo uno, di là ce ne sono due. I remake di cosa? Antero? Guarda cosa qua! Eh? Questa fa male! Ecco, fatto. Mi ha fatto un favore. Ma che numero? Mica fai il simpaticone, vero? Questo qua lo sto portando. Camisè, allora, io ho fatto tutto sto casino per evitarvi. Ma vabbè, mi ammazzate tra di voi, però. No. No, sono nella parte sbagliata della villa e per colpa di sto stronzo. Io dovrò solo passare. Per me si co... Va bene, prenditi sto pugnale, quello che è, e via. Camiseria, camiseria, devo solo passare dritto. Ve lo giuro, sono di passaggio, non c'entra niente. Ok. Remake, remake, remake. Così buttiamo sta chiave e non se ne parla più.
Ok, ah, è qua che poi trovo, se non ricordo male, il simpatico serpente, che poi è facile da sconfiggere. No, no, è quello su PS1, è quello vecchissimo, sì. Ah, già. Non sono pronto. Non sono pronto. È ovvio che non sono pronto. Ah, che miseria. E però non è che posso usare lanciagranate contro serpente. Quindi. Però le cure le voglio. Mamma mia, meno male. Meno male, meno male che ci ha pensato il gioco. Eccolo che arriva. Mi ricordo anche il suo pattern particolare. Lo so, devo buttarmi e poi diventare una sorta di Looney Tunes che ci giriamo attorno. Ma tu dovresti scendere. Vabbè, non importa. Salve! Giro, giro tondo, casca al mondo. Taran taran taran. Ma quanto è bello prendere in giro il serpente! Con sta coda di merda contro la odio. Boom! E allora? Prima o poi capirà. Sì, l'ha capito l'inganno! Sì! Meno male che non è abbastanza furbo. Ci metterò una vita, ma ne ho tanti, quindi va bene. Ma porca miseria, se sta fermo con sta coda. Ma minchia, Jill. Salve. No, Jill, ma minchia. No, minchia. Che si fa? Dai, Jill. Mi frega lui adesso. No, Jill, ma dai. Ci metto una vita con questa pistolina, mi sa. Ma fammi girare la telecamera. È testato da morire. Abbina, abbina, va che è meglio. Beh, schioppio no, che dici? Non lo vedo, non lo vedo. Oh, non schioppa! Ma cazzo. Oh, deficiente, devi morire, non ti ricordi? Come la prima volta, dai! Salve! Salve! Dovresti mossicarmi! Ce l'ho fatta! Oh! E ci voleva tanto! Ah, che fatica! E così ridendo e scherzando, l'abbiamo sconfitto. Sì, certo.
cosa vinco nel meraviglioso volume 2. Ma devi aprirlo. Oh. Oh, grazie. Ah, ecco quello che devo combinare. Senza neanche un danno, incredibile. E adesso torniamo dei simpaticoni e devo passare per l'inventario. Tanto basta andare dritto per dritto e dovrei evitarli. Cheat. Salve. Troppo facile. E quindi devo usare l'ascensore. Sì. Quindi usiamo l'ascensore e poi non lo so. Ci sarà poi un modo per tornare dall'altra parte per usare la manovella. Però in realtà dovrei passare dall'inventario. Se mi fosse concesso. Allora, a parte posare il fucile, quello che mi serve è l'altro amuleto, che se non ricordo male devo combinare, ma non mi ricordo per cosa, però veggiavano sempre in coppia, no, venivano usati in coppia ma non mi ricordo dove. Allora, mi serve dopo. L'ingente necessario per scegliere il laboratorio Oracle sotto la villa insieme alla medaglia del lupo. Nella fessura sulla testa della fontana posizione di entrambe le medaglie si aprirà all'ingresso del laboratorio. Sì. Quindi ci vorrà ancora un po', mi sa. Ma l'oggetto metallico non mi ricordo. Perché so che ce ne sono due, però non mi ricordo. Infatti, come spiega? Ci sono due di questi oggetti, uno viene usato per aprire la porta del passaggio coperto per lasciare la tutela del giardino, infine al cortile. Successivamente, quando acquisisce il secondo oggetto di pietra e metallo, combinando l'anello di pietra con l'anello di metallo, con il primo al suo posto del passaggio coperto. È necessario usare entrambi gli oggetti sul cancello di metallo e tre scale della sala principale c'era all'altare. Minchia. Mi sembra che però non mi servono ancora. Prendiamo l'ascensore e facciamo le cose con ordine, che magari capisco tutto dopo.
da un bel po'. È lungo, eh. Ho portato di più Assassin's Creed, in realtà. Però non ho più armi secondarie. Fucile d'assalto. Ma sì. Avrei proprio le granate, mi sembra l'ultima cosa. E adesso lì c'è l'ascensore. Ascensore, ascensore. Di qua. Si è un po' agitato, questo qua. Permesso? No, non è permesso. Grazie. E adesso ce l'abbiamo. Che sì, eh. Ma non è che deve... Salve! Ecco te. Gentilissimo. Ma sei serio? E basta. E basta. E basta. Non è possibile. Non è possibile. Oh, quante ne vuoi? Non so, cioè. Ok. Quindi abbiamo tutto, abbina di qua, abbina di là, abbina di su, abbina di giù e ci siamo. Non c'è nient'altro qui, vero? Ma l'immagine non mi interessa, allora andiamo. Non sembra si possa usare. Ma che palle, ma... Però ci sono altre porte per fortuna, ok. Poi capiranno. Ta-da, ta-da. Ci divertiamo allora. Aha, la batteria. Tutto torna. Quindi vado a mettere la batteria lì, mi si apre la cascata incredibile, se non ricordo male. Andiamo via, va. Quindi, poso un po' di roba e poi devo farmi un giro lunghissimo. Sì. Sì, assolutamente. E batteria. Pensiamo adesso una cosa. Pensiamo alla batteria.
No, perché già pensavo, no, alla pietra lì dell'aquila e del lupo. Ci pensiamo più tardi. Wesker, cosa c'è? Cioè, cosa devo dire? Ti arriva quando arriva. E voilà. Spero mi basti una cura sola in realtà. Sicurezza. Ok. Dai, Danu. Ma perché? E quindi dobbiamo uscire di nuovo e mettere la batteria. No, basta, eccetera. Quindi, qua di là, di su, di giù, vado di qua. L'hai imparato oggi questa parola che la stai ripetendo? Allora, di qua. Anche se poi di qua mi becco il simpaticone, se non ricordo male c'è ancora un hunter qui volante, quindi forse non mi conviene passare però di qua. Devo passare da sopra, è veramente fastidioso, ma in realtà più o meno. No, in realtà non posso passare da sopra. Ce l'hanno messo qua perché è l'unico passaggio. Grazie. Sempre qui abbiamo lo sportivo, signori, che si gode un bel po' di tapis roulant. Io non mi sento di sparargli per questo, quindi andiamo avanti. Tutto? Sì. È certo che c'è l'hunter di merda che mi farà passare molto gentilmente. Ricordavo di aver erroneamente tolto questo e non mi serviva a niente, quindi cerchiamo di ottimizzare i tempi. Già qua c'è lo spy da raccogliere mentre ci siamo. Oh, che dici? Lo raccogli o non lo raccogli? Ecco. Quindi di qua, di là, di su, di giù. Ok,
Dovrebbe servire, non mi ricordo. Non mi ricordo. Dritto? Perché poi di là, forse era a destra invece. No, forse no. Forse no. Ecco, perfetto. Lo dice Dano. Non c'era bisogno, eh. Non è che se faccio 2 metri senza nemici mi lamento, anzi. Poi io vado sempre piano quando ci sono i corvi, perché io sapevo di questa cosa che se tu vai piano i corvi non ti attaccano. Però i cani sì! Ma fa culo, ma se... Mica Gilla, 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 ma che cazzo fai? Oh, e spaccalo, e spacca anche lui. Ok. Ancora? Finito? Dicevo. Ta-dan, ta-da, e mi serviva la manovella a questo punto. Sì. Mica sono avvelenato. E quindi si ride. Dunque. Ah, sì. So cosa devo fare. Però ho bisogno della manovella. Quindi devo farmi ancora 1000 giri. Chissà adesso se incontriamo di nuovo Wesker, che se la prende con quella là. E forse mi devo portare dietro anche gli amuleti. Tanto lo spazio ce l'ho, quindi me li porto nel dubbio. Ne ho un sacco di piante blu, eh. Quindi abbiamo detto questo, via. Serve la manovella. E portiamoci anche tutto. Metti caso che. Perché tanto almeno un oggetto lo usiamo. Quindi ci rivolgiamo uno slot. Quindi tutto giro da capo. Tutto perché non si poteva fare questa scorciatoia, ricordiamolo. Vabbè. Vabbè, boh, non si sa. Adesso la manovella è riparata, va bene. Quindi, usiamo la maniglia, torniamo indietro, usiamo l'ascensore, entriamo nella incredibile cripta. Dai che manca poco, insomma, relativamente. Mi sa che serve ancora una live.
Anzi, ma anche di più forse. Schermo nero, ok. Vediamo chi c'è. Sono un po' più curioso. Oh, c'è questa prima parte assai divertente. Con gli Hunter, tutto pieno di Hunter. Sì. Non mi sta. Ma dovrebbe esserci un inventario qui in giro, se non ricordo male. Però lì c'è una pietra. C'è il tizio che doveva dirmi qualcosa. Credo. No, forse era nell'altra stanza. Però siamo al buonissimo. Ah no, forse era di qua, tipo. Questo che è? No, ah sì, lo posso prendere. Perfetto. Ecco la clip. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? You're alive. Eh già. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Ah, Wesker lo fa parlare con Jill, con Chris, no. Enrico! Chissà mai. E c'è un oggetto che non posso prendere. Non lo posso prendere. Già. Dovrebbe esserci un inventario qui vicino. No, 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 no. Pazienza. Vicino se dovesse esserci un inventario, qua mi sembra un'arma piccolina che posso raccogliere. Perfetto. Ma siamo impazziti. Mi arriva un inventario. Ci siamo capiti allora. Dunque, scarichiamo tutto. Spero di ricordarmi di prendere la manovella, ma comunque ci siamo.
questo quello che conta. Si va a salvare e via. Beh, dai, facciamo un piccolo raid che siamo in tre. Vediamo chi abbiamo in live a quest'ora. Ma sì, andiamo banalmente. Ciao ciao. Che schifo. Mamma.